È stato siglato alla Farnesina un protocollo d'intesa tra la Coreis e il presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini, alla presenza del ministro degli Esteri Angelino Alfano. L'intesa si pone come obiettivo principale quello di promuovere l'integrazione sociale e il dialogo interculturale e interreligioso, di pari passo con l'inclusione economica e l'attenzione agli strumenti della finanza islamica. Questo avverrà attraverso l'agevolazione di microcrediti che aiutino soggetti economicamente deboli non solo ad uscire da una situazione di precarietà, ma ad avviare attività di microimprenditorialità che possano portare una ricaduta e un contributo positivo all'insieme della società. Ma credo che sia un significato che va ben al di là della declinazione specifica che riguarda quindi un aspetto finanziario, economico, microcredito, dove si vede allineata una realtà finanziaria e una comunità religiosa islamica italiana. Il punto è che questo, appunto, al di là della specificità, entra nella prospettiva della integrazione, della coesistenza pacifica, dell'aiuto, della finanza etica, della finanza reale, in modo da essere uno strumento comunque che concorre in modo complementare anche a poter integrare i popoli, le migrazioni, le civiltà, ma soprattutto nell'ottica di agevolare lo sviluppo e l'economia reale. Per cui reputiamo che sia molto importante in questo clima di pluralismo, di multiconfessionalità e di multietnicità poter avere la plasticità e anche degli strumenti per l'educazione e l'accesso al credito, che diventano una chiave fondamentale non solo per la questione legata all'economia, alla finanza o alla produzione in sé, ma anche probabilmente per aiutare le stesse popolazioni autoctone a poter sviluppare ricchezza e prosperità anche nei loro paesi di origine. E questo credo che sia la più grande risorsa che possiamo dare insieme. La Coreis è comunità religiosa islamica italiana, è presente in 8 regioni in Italia. Ecco, i convertiti italiani sono circa 50.000 e la Coreis italiana è la principale organizzazione islamica italiana, composta principalmente da italiani, quindi cittadini italiani e convertiti, anche se poi la Coreis ha rapporti diretti anche con le comunità autoctone, quindi in modo particolare con la Confederazione Islamica Italiana, quindi che fa capo al Regno del Marocco, la comunità senegalese e anche quella pakistana.